Ciao ragazzi, allora di nuovo insieme con una grande richiesta di un mio amico che mi segue da anni su YouTube. Sono felice di accontentarla anche se mi tocca, tra virgolette, mi tocca tornare sull'argomento gioco. D'altronde è più richiesto e mi fa onore che me lo chiedete a me, che mi chiedete approfondimenti, anche se io personalmente non mi ritengo mai all'altezza di poter fare queste cose, però per accontentarvi e per accontentare il mio amico più che volentieri ci provo col massimo impegno. Allora, la richiesta era questa nel modulo della sezione video lezioni del mio sito www.gorsardi.com, dove potete anche voi, ripeto sempre, lasciare le vostre richieste non solo su Giacomo, non solo su Weather Report, ma anche su tutta armonia, timing, cover, tutorial, altre cover, altri tutorial, improvvisazione, eccetera. Allora, mi ha scritto: "Ciao Mitico, sono Giovanni, mi firmo Giaco su YouTube, sì, lo so, ti seguo, ti commento e ti seguo volentieri da anni. Lo so che le richieste su Giaco sono tante, ma ne avrei una che volevo chiederti da tempo. Mi farebbe veramente comodo se tu riuscissi anche a farne una piccola parte. In pratica mi piacerebbe un video tutorial sul mio solo preferito in assoluto di Giacomo, ovvero la parte clean e distorto del live in Offenbach, live, quello che si trova su YouTube, live in Germany, quello diciamo più famoso a livello di video dei Weather Report, forse quello più, uno dei più famosi, insomma. Ovviamente quando se ne hai voglia ti ringrazio, eccetera. Allora, a questo link ho fatto la mia onesta interpretazione di quel solo. Ho usato la loop originale di Giacomo, tagliata e messa in loop, appunto, perché non ho una loop station ora a portata di mano adatta per, cioè adatta più che altro per ricreare qualcosa di decente. Quindi ho usato quella, quindi se la volete ve la giro senza problemi, altrimenti ve la create in questo modo. Cosa fa Giacomo? Allora, in questo caso, ma comunque anche in altri live che ho ascoltato di quel periodo, si creava questa specie di base, in modo molto geniale, perché all'epoca non è che esistevano le loop di adesso, si arrangiava un po' con vari effetti dell'epoca, anche presi da oggetti costruiti e pensati per la chitarra più che altro. Allora, comunque Giacomo era un genio e la usava molto bene. Allora, creava questa cosa qui, faceva prima una linea e poi sovraincideva altre linee una sopra l'altra, in modo poi da formare un'unica linea di basso che si ripeteva appunto all'infinito, diciamo. Allora, partiva dal sì naturale, quindi diciamo il riff della loop è questo. Quindi 3 sedicesimi di sì, quindi tata, pausa, sedicesimo, sedicesimo, pausa, sedicesimo, sedicesimo. E do diesis, quindi nel caso di chi usa i tasti, anzi ora prenderò fretted, perché almeno più lo capisce meglio anche chi lo vuole suonare sul fretted. Comunque più o meno la ritmica è questa. Poi la seconda frase sempre è identica, ovviamente la ritmica va sul fa diesis, quindi suona fa diesis, sol diesis. E l'ultima, che io prendo qui, comunque è uguale, re naturale mi. Quindi cosa succede? Che lui va a creare con queste note qui una loop, diciamo di mi settima alterato, perché dentro ci sono praticamente si do diesis nella prima frase, quindi rispetto al mi, diciamo, è la nota di tonica di questa loop, e
il Si è la quinta, e c'è subito la sesta maggiore, che è Do diesis. Quindi già parlare di Mi settima è un po' strano perché c'è già la sesta maggiore. Poi la seconda frase è un Fa diesis, quindi la nona di Mi, che diventa Sol diesis, quindi la terza maggiore, e Re e Mi, quindi settima minore, da qui viene il Mi settima che vi dicevo, però chiamiamolo pure Mi tredicesima. In questo modo si creava un accordo su cui poi poteva usare un po' quello che voleva. Quindi ho parlato molto meglio di questi tipi di accordi nelle mie lezioni precedenti, soprattutto nel mio corso di armonia. Allora, fatta la loop, inizia poi la parte del solo, appunto clean, come l'ha chiamata Giovanni, quindi dove Giaco non usa effetti. Lascia la loop sotto e la prima frase inizia da una terza minore, quindi dal Sol naturale. E qui il bello di analizzare questo solo, come tutti gli altri, è capire il ragionamento, anche se qui è proprio improvvisazione, quindi non c'è niente di preparato, però capire come ragionava Giacomo. In questo caso, su un accordo del genere, utilizza per lo più, a grandi linee, il grosso dell'improvvisazione, la pentatonica minore. Ovviamente pentatonica minore con l'aggiunta di note, diciamo, tipo la quarta aumentata, che gli danno un po' il colore out, quindi un po' di scala blues, la sua amata sesta maggiore, eccetera. Comunque in linea di massima è costruita molto usando la terza minore, quindi pentatonica minore e via. Ovviamente alla Giacomo maniera, quindi con tutti gli abbellimenti del caso, che come dicevo prima, sul fretless sono molto più fattibili, però ora vediamolo anche sul basso coi tasti, in modo da poterlo suonare anche insomma, in modo che lo possiate fare anche se non possedete un fretless. Allora, la prima frase è questa. Io consiglio un tocco molto marcato, quindi molto, diciamo, accentuato e molto convinto. Quindi sol, 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 la, re, mi, mi, scusate. Quindi cosa fa? Terza minore, quarta giusta, re, quindi settima minore e tonica. Poi, seconda frase. Parte dalla tonica. Terza maggiore, quindi Mi, Sol diesis. Cromatismo fino al Si naturale, quindi Sol diesis, La, La diesis, Si. Quindi Mi, Sol diesis, Si, Sol diesis, cromatismo. Poi chiude questo frammento, questa frase con un cliché, quindi nona maggiore, Fa diesis. Sol, terza minore, Mi, Do diesis, quindi Fa diesis, Sol, Mi, Do diesis. Poi, altra frase, quindi pausa. Questo è bello anche degli assoli già, quindi pause, note, pause, note. La frase successiva. Un glissato, diciamo, ora io col fretless non sto proprio attento al dettaglio sui glissati. Anzi, prendiamo il fretted così, un attimo solo, eccomi. Allora, così almeno si capisce forse meglio. Allora, eravamo qui, quindi diciamo diciassettesimo
tasto diciottesimo, quindi terza minore di nuovo, Sol che io prendo qui, sulla corda di Re. Sol, Sol diesis, poi mi sposto sulla corda di Sol e faccio Si naturale e poi due sedicesimi, Do diesis, Re, quindi diciottesimo, diciannovesimo tasto e ritorna sul Si. Quindi la frase viene lentamente così. Cercate di canticchiarvelo sempre. Poi qui era più adatto fretless, giustamente l'ho tolto puntualmente. Comunque fa una cosa di questo genere. Dei, chiamiamoli glissati discendenti, partendo dal diciottesimo tasto. Io ho preso questa diteggiatura, quindi diciottesimo tasto, che ovviamente si usa basso fretted, comunque Do diesis. Re, Do diesis, Si naturale, La diesis. Quindi chiude sulla quarta diesis questa frase. Io lo prendo così, vedete voi se fare più o meno glissa legati, eccetera. A me mi torna bene così. Per dargli l'effetto, la mia diteggiatura preferita è questa. Ovviamente, come dico sempre, dove vi piace di più l'effetto e dove vi torna meglio anche come diteggiatura proprio, come posizioni. Poi, va avanti, quindi, riparte da questa frase dal Sol diesis, quindi terza maggiore semplicissima, quinta, sesta e tonica all'ottava, insomma mi. Quindi Sol diesis, Si, aiuto, Sol diesis, Si, Do diesis, Mi. Di nuovo questa questo giochino con una un'appoggiatura, insomma, un'acciaccatura. Quindi, Sol naturale, Sol diesis, più o meno. Mi appoggio sulla quinta che io prendo, quindi il Si naturale che io prendo sulla corda di Sol. E riscendo sul Sol naturale, quindi sul diciassettesimo tasto, in questo caso della corda di Re. Quindi qui fa sentire molto la terza minore. E scendo, vado in senso discendente con Fa diesis e Mi. La frase la chiude con Do diesis, io prendo sedicesimo tasto del La. Di nuovo Fa diesis, quindi sedicesimo, sedicesimo di Re, Mi, quattordicesimo di Re e Mi a vuoto. Qui poi c'è un'altra frase ricca di abbellimenti, ricca di vibrato e glissato. Fa queste tre note che ci ho messo un po' anche per capire il tipo di tecnica utilizzata già soprattutto qualche anno fa quando mi avvicinai allo studio di questo solo, perché non capivo a quella velocità lì come facesse a dargli questo effetto. Più o meno fa una cosa del genere. Sol naturale, quindi bisogna essere abbastanza veloci, dargli l'effetto di glissato, però in tempo con, ovviamente con la ritmica, quindi no, le note sono Sol naturale, Re, Sol all'ottava sotto e chiude questa battuta, quindi più o meno una cosa del genere. Conviene, e almeno a me torna bene così, prenderle tutte col minimo, in modo da avere più di essere più rapido, insomma.
Poi, finita questa battuta, parte dalla sesta maggiore, che io prendo stavolta sulla corda di Mi, sul nono tasto. Fa questo. Quindi Do diesis, Re, 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 Re diesis, Mi. Quindi sesta maggiore, settima minore, settima maggiore, tonica. Altra battuta successiva. Ora qui in questo caso prendo nono e decimo tasto, quindi Fa diesis Sol, nona maggiore, terza minore. Si riappoggia di nuovo sulla quinta, quindi un po' come si è fatto qui. L'ottava sotto e sesta maggiore, un po' staccate le note qui, quindi non questo, ma battuta successiva con accenti molto forti e staccati, classica frase da pentatonica, quindi sul battere il Mi, quindi tutto sulla corda di Sol prendo io. Cromatismo Mi, Re diesis, quindi settima maggiore, Re naturale, settima minore, e poi una bellissima quarta aumentata, quindi La diesis sulla corda di Re. Quindi poi La diesis, La naturale e Sol, di nuovo terza minore. Quindi la battuta viene. I primi due sono ottavi e poi quattro sedicesimi. Battuta ancora dopo. Questi temi è cantabile. Quindi questa battuta fa Mi, La, tonica, quarta giusta, terza minore ancora, Ghost, Si, Re. E poi va sulla tonica. Quindi lentamente. Gioca un po' sul Mi. Mi a vuoto. Poi fa questa cosa qui. Per rispostarsi sul registro alto, quindi parte da Mi a vuoto e fa Mi, Ghost, Sol diesis, tutti i sedicesimi, La naturale, Ghost, La diesis, poi battuta successiva, Si, Do diesis, Mi, Re diesis. Fatele prima lentamente queste frasi, non sono propriamente semplici. Proprio per mettere le ghost nel punto giusto, esatto, quindi lentamente. E chiude la frase con Si, Do diesis, Mi, Re diesis. E poi qui inizia un'altra, diciamo, sezione che ripete 3 volte questa cosa qui. Quindi lentamente. Cosa fa? Parte da Mi. Io prendo sul nono tasto della corda di Sol, ma nulla vieta di farlo qui. Vedete voi dove vi piace di più. Quindi Mi, Re, Si, Mi, i primi 4 sedicesimi. E poi di nuovo Sol, quindi si fa sentire molto questa terza minore in questo assolo. Fa Re, Mi, Mi, Re. Ancora Fa diesis, acciaccatura, chiamatela come volete, legata.
col Sol naturale, quindi terza minore, La, Ghost, Mi, Mi, qui tutti Mi e Ghost, tre volte. Non so se è una citazione anche questa, ora poi dopo vi parlo della citazione successiva. Non so che brano sia o che cosa sia. Poi alla quarta volta ripete il primo frammento, tu dovevi, cambiando però non ritmica ma note. Quindi le prime quattro diventano Mi, Re, Mi, Sol. Quindi Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Re, Si, Sol. Poi si sposta, almeno io mi sposto in orizzontale, e fa La, Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Re. Quindi settimo tasto, decimo del La, di nuovo settimo, nono, settimo del Re. Decimo del La, settimo e decimo del Mi. Questa è la mia diteggiatura, ovviamente. Quindi. Chiude questa frase con ancora terza minore, con vibrato. Ghost. Sol, La, Sol. Terza minore, quarta, terza minore. E poi inizia quello che io ne ho parlato in una lezione a questo, Nick, la citazione a un brano, che si chiamava Funk Broadway di Wilson Pickett, se non mi ricordo male, degli anni 50-60, insomma, funk di quegli anni, ne ho parlato molto meglio lì, e questa citazione l'ha riproposta anche altre volte, che fa così. Quindi, cita, com'è che si chiamava il bassista? Ora non mi viene in mente, di quella band, che fa questo groove, cioè quel brano lì è interamente costruito su questo groove. Mi, 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 Re, che qui è settima minore, quinta, Ghost, quinta, La, Sol, terza minore. Mi, Mi, Fa diesis, Mi, sostituito terza maggiore, Mi, ancora legatura per tornare poi all'ottavo, sesta maggiore, Mi. Poi, frase ancora successiva, ripete due volte e poi chiude la parte clean. Fa così. Qui non so se è un'altra citazione o se è una variazione di questo riff, molto simile. E due volte questa cosa qui. Mi, Mi, Sol, terza minore ancora. Mi, Re. Legato terzo e quarto tasto del La, quindi Do naturale, Do diesis. Quindi rispetto al Mi abbiamo sesta minore e sesta maggiore. Stessa identica frase, una quarta sotto, diciamo, partendo dal Si, quindi. Fattori. E chiude con l'armonici, quindi sul quinto tasto. Quindi come note abbiamo appunto Sol e Re e poi si sposta su quarto tasto. Penso che prenda anche l'armonico sulla corda di La, comunque poco cambia. Le note sono Si, Fa diesis, Do diesis. Poi inizia la parte distorto, quindi la citazione a Hendrix famosa. Vado veloce. Prima frase, questo
cosiddetto double stop, anche questo molte volte ricreato da, riproposto da Giacomo. Quindi tengo il dito indice sul sedicesimo tasto, prendo sia la corda di, parlo sempre i tasti che sto usando il tasto, quindi pensate però alle note, si naturale e fa diesis, quindi sedicesimo tasto di sol e di re, e mi muovo con, io uso l'anulare in questo caso, con il diciottesimo tasto del re. Tenendo sempre il Mi come supporto armonico, diciamo un basso, un tappeto di basso. Ogni tanto gli ridà la botta. Poi fa sedicesimo, quattordicesimo, sedicesimo. Ancora Mi a vuoto. Sedicesimo, quattordicesimo. Poi classico. Classica frase di Jimi Hendrix. A ottave, quindi. Partendo dal re. Re, insomma, tutte ottave. Undicesimo. Quattordicesimo. Poi fa questo, quindi si, mi. Mi fa diesis, mi, ancora corda a vuoto, poi tutti double stop, quindi stesso ragionamento di prima, però partendo dal quattordicesimo. Quindi uno, due, tutti salendo di un semitono, quindi dal quattordicesimo. Mi sembra di percepire, ci faccio anche questa cosa qui. Sono sicuro che non si sente benissimo col distorsore a manetta, fuzz, quello che è. Di nuovo double stop sul sedicesimo, ancora sedicesimo, quattordicesimo, sedicesimo, di nuovo la frase di prima, e chiude con questo. Parte la fase successiva che onestamente, come mi piace fare a me, cioè essere onesto, sincero, no, non sono riuscito veramente a trascrivere perché è di una difficoltà allucinante. Quindi chiusura con un accento molto forte sul mi, anzi mi e mi, prendo il settimo tasto e corda a bordo. Quindi ragazzi, questo è quanto, ho fatto il mio meglio per spiegarvi un po' come ho interpretato io questo meraviglioso assolo, che non scordiamoci mai, è roba di del 78, quindi quanto è passato? 40 anni forse, anzi, forse di più. Quindi la genialità non stava solo nell'invenzione di tutto questo, ma anche nell'utilizzo di strumenti primordiali per l'epoca in cui eravamo, quindi la loop. Utilizzo di delay, cose varie che poi formavano questa loop, il distorto che lui usava un po' preso dal suo ampli acoustic, mescolato forse con qualche pedale per chitarra, no? Non lo so bene, preciso questo. Tutto su fretless, quindi che dire, studiatela attentamente. Curate come sempre ogni dettaglio, cercate di prendere spunto a quello che vi ho detto io, ma cercate poi di capire voi bene il suo ragionamento, il suo modo di concepire e inventare sul momento determinate cose che io non sarei mai in grado di fare. Spero di essere stato utile a Giovanni, ma anche a tutti voi appassionati di Giacomo e appassionati di basso. Ci vediamo al prossimo video.